Si aggravano ulteriormente i problemi di formazione per Mister Pastore in vista del match col Bitonto. La Nocerina, oltre agli squalificati Babatunde, Riolo e De Fabbis, dovrà fare quasi sicuramente a meno del portiere Terracciano, problemi a flessore per lui, del difensore Capezzuto e del centrocampista Cordua. La formazione che dovrebbe scendere in campo nel match di domenica prossima contro i pugliesi, viste le assenze, dovrebbe essere la stessa schierata quest'oggi contro la formazione Juniores nel primo tempo della partitella in famiglia. Galeano fra i pali, in difesa De Masi a destra, Iosso o Cirilli con De Pascale al centro e Giordano a sinistra. A centrocampo, Cavallaro a destra, oggi si è allenato a parte ma dovrebbe farcela per domenica. Girardi e Serrapica al centro con De Esposito a sinistra, in attacco il duo Palumbo-Zappia. Nel secondo tempo del match in famiglia hanno trovato posto tutti gli altri elementi della rosa. Una rosa mai come ora ridotta all'osso e per la quale si lotterà fino a domenica per recuperare qualche elemento in dubbio fisico. A margine della seduta si sono fermati ai nostri microfoni il difensore De Pascale, con il quale abbiamo parlato dei problemi difensivi avuti a Pomigliano, e D'Esposito, alternativa quasi sempre tenuta in naftalina, ma rispolverata ogni qualvolta c'è bisogno dell'esterno sinistro di centrocampo. Maurizio, dopo la sconfitta di Pomigliano, la difesa esce sotto accusa, qualche disattenzione evitabile che ha portato ai 3 gol della squadra avversaria. Sì, vabbè, sicuramente quando si prende gol, quando se ne prendono tre in una gara sola, è normale che sul banco degli accusati ci va l'intero reparto difensivo. Anche se alla fine nel calcio si prende gol non per un solo reparto, ma in 11. Comunque sì, avete ragione. Dicendo questo, ne prendiamo atto e lavoriamo ancora di più in settimana per limare questi errori. Tu, che sei un calciatore esperto, uno dei più esperti della rosa, ti sei chiesto perché la Nocerina in casa vince giocando anche bene e fuori casa alterna, cioè alterna, ormai è una costante la sconfitta esterna. Non riusciamo a spiegarcelo nemmeno noi. Se proprio dobbiamo trovare una soluzione, forse la cattiveria che mettiamo in casa, forse non la riportiamo nei campi esterni, solo quello. Anche se la partita di domenica, a parte il risultato, penso sia stata giocata anche bene. La cattiveria che non si riporta fuori, però 2 espulsioni, si mantiene la media di un espulso a partita fuori casa praticamente. Quello dispiace, è normale. Perdiamo 2 pedine importanti, è normale che le prossime gare siamo penalizzati. Però la rosa penso sia abbastanza competitiva per sopperire a queste assenze importanti. Certo, sono sempre a disposizione del mister. Quando vengo chiamato in causa cerco di fare sempre la mia parte. Non è facile perché gioco pochissimo e giustamente vado in difficoltà. Dopo un po' i minuti nelle gambe non ci sono, però cerco sempre di dare il mio contributo. In effetti il rendimento non è da squadra da secondo posto, però purtroppo ci sta anche questo nel calcio. Dobbiamo cercare di fare risultato fuori. Ci sono altre 4 partite, 12 punti a disposizione, ne abbiamo 2 di vantaggio sul pianura e quindi ce la giochiamo fino alla fine e vediamo come va. L'assenza di Babatunde per 6 giornate peserà ovviamente su questa squadra che alternative in attacco ne ha poche. Sì, Babatunde è un giocatore importantissimo per questa squadra, però nella rosa, vabbè, diciamo che c'è soltanto Zappia, però è un giocatore valido, quindi credo che riuscirà a sostituirlo abbastanza bene.